Le funzioni nei file di script, quelle che vengono eseguite dal lato server, possono essere lanciate direttamente dal file che le ospita oppure richiamate dalle pagine HTML, lato client, tramite apposite API JavaScript asincrone. Mi riferisco a Google Script Run. Questo aspetto permette la creazione di vere e proprie applicazioni web con interfacce interattive, al pari di quelle realizzate con linguaggi server-side noti, come ad esempio il PHP, ma che hanno il grosso vantaggio di dialogare con gli strumenti Google in modo nativo, senza bisogno di complicate librerie o chiavi di autenticazione. Ti mostro subito quanto appena detto, dapprima con un esempio semplice, per mostrarti il meccanismo e il flusso delle informazioni, e subito dopo con l'integrazione della nostra web app con i fogli Google. Nel mio precedente video sull'argomento ho mostrato il processo necessario per creare un'applicazione con Google Apps Script. Se te lo sei perso, ti lascio il link in sovraimpressione per guardarlo. Una volta appurati questi passaggi, possiamo entrare nel vivo con un vero e proprio esempio funzionante. Poniamo di voler creare un'applicazione che, dato in ingresso il nome di un paese, restituisce a video il relativo numero di abitanti. Creerò pertanto un semplice form nel file HTML, esattamente questo, con un campo di input e un bottone per il submit, che invia l'informazione al file di script affinché venga elaborata nei server di Google e venga restituita una risposta da visualizzare lato HTML. Faccio una breve introduzione schematica del flusso, poiché, nonostante Google Apps Script abbia una sintassi basata sul JavaScript, non è possibile utilizzare metodi come getElementById dal file di script per accedere ai valori dei campi di input presenti nel file HTML e recuperare il valore inserito dall'utente. Quello che invece può essere fatto è, ad esempio, associare all'onClick del pulsante di invio una funzione JavaScript direttamente nel file HTML, che tramite la chiamata Client to Server Google Script Run passerà ad una funzione specificata lato AppScript un parametro contenente la coppia chiave-valore relativa al campo di input del paese, basandosi sull'attributo name che rappresenterà la chiave. La funzione server-side processerà il dato passato recuperando ciascuno dei valori immessi nei campi del form e, nel caso specifico, costruirà una risposta da restituire al client come risultato della funzione. Il primo esempio prevederà una funzione nello stesso file di script che con un costrutto switch case troverà la corrispondenza con il paese immesso nel form e restituirà l'opportuno numero di abitanti. L'esempio successivo è molto più interessante, proprio perché, come anticipato, va a cercare il risultato all'interno delle celle di un foglio di Google, questo qua, per poi restituirlo all'utente nella pagina HTML. Iniziamo a scrivere il codice. Vado a modificare il mio esempio precedente, che era un banale Hello World. La funzione doGet rimane la stessa. Il suo scopo abbiamo visto che è quello di richiamare un file HTML che in questo caso ho chiamato index. Modifichiamo ora il contenuto di index come abbiamo anticipato. Inserisco i tag del form e al loro interno un'intestazione. Il campo di input per l'immissione del paese, con l'attributo name chiamato appunto paese, e un bottone per l'invio dei dati del form, al quale associo l'evento onClick che richiamerà una funzione JavaScript che chiamo formSubmit. Sotto aggiungo un ritorno a capo per distanziare l'elemento che conterrà la risposta che ci sarà restituita dal server Google. A questo punto creo la funzione formSubmit, che conterrà il codice per interrogare la nostra funzione lato server, che andrò a breve a creare nel file di script. Ed ecco il nostro Google Script Run. La sintassi corretta della chiamata prevede di inserire l'operatore with failure handler, che in caso di fallimento della chiamata esegue la funzione che ho nominato onFailure, e l'operatore with success handler per la gestione della risposta in caso di esito positivo. A questo punto vado a chiamare la funzione lato server che sarà responsabile di eseguire le operazioni. La chiamo trova numero abitanti e come parametro gli passo l'elemento form, che
che conterrà i valori relativi ai campi, appunto il campo paese. L'indice 0 indica riferimento al primo form presente nella pagina, che comunque è anche l'unico. Definisco riferimento all'elemento dove dovrà comparire la risposta e creo le due funzioni JavaScript, onFailure e onSuccess. La sintassi è la seguente. Per la prima è previsto un parametro con l'oggetto contenente le informazioni relative all'errore che ha eventualmente causato l'eccezione. Per best practice indico con inner.html di inserire questo messaggio nel div di risposta. Qualora si dovesse verificare un problema, in questo modo riesco a capire il tipo di errore per andarlo direttamente a sistemare senza rischiare di brancolare nel buio. In caso di successo, invece, il parametro passato contiene ciò che gli viene restituito dalla funzione lato server, pertanto lo posso far visualizzare direttamente nel div. Posso ora creare la mia funzione trova numero abitanti nel file Google Script. Come parametro ricevo l'elemento form, dal quale recupero il valore inserito nel campo che ha chiave paese, corrispondente appunto all'attributo name definito nel campo stesso. Inizializzo la variabile che conterrà il risultato, abitanti uguale a 0, e, come anticipato, inserisco un semplice costrutto switch case sul valore del paese. Converto quest'ultimo in lowercase per normalizzarlo. In questo modo non cambia niente se l'utente inserisce nel campo l'informazione con le lettere maiuscole o minuscole. I case li definisco al solo scopo esemplificativo con tre paesi e tre valori indicativi, per l'Italia, la Francia e il Brasile. Come valore, per la condizione di default, inserisco la stringa valore non trovato. Per maggiori informazioni sul costrutto switch case ti rimando alla video lezione del mio corso gratuito sul JavaScript semplificato per Google. L'ultima riga è return abitanti, in modo da restituire alla funzione chiamante il risultato recuperato. Verifichiamo il deployment per vedere live il funzionamento della nostra applicazione web. Inserisco Italy, senza preoccuparmi del case sensitive, e premo invio. Ecco il risultato. Proviamo anche con Brazil, e lo switch case fa il suo bel lavoro fornendomi in risposta il risultato corretto. Con un valore non previsto ottengo invece la risposta di default. La nostra web app funziona a dovere. Facciamola ora diventare uno strumento più completo e affidabile in termini di risultato, collegando lo script al foglio Google che fungerà da database con l'elenco di tutti i paesi e del relativo numero di abitanti. Elimino lo switch case e inserisco una riga per collegarmi allo spreadsheet tramite il suo ID recuperabile dall'URL del file. Il riferimento al suo primo foglio, che è anche l'unico, e il range di mio interesse, che va dalla colonna A, riga 3, alla colonna D, riga 234. Il mio range sarà pertanto un array costituito da una serie di righe che rispecchiano il contenuto della tabella. Calcolo la lunghezza delle righe e eseguo un ciclo for. Anche sui cicli puoi trovare maggiori informazioni nella relativa lezione del mio corso gratuito sul JavaScript semplificato per Google. All'interno del ciclo, ad ogni iterazione, salvo in una variabile il paese processato, che nell'array si trova in posizione 1, ovvero la seconda, dal momento che la prima posizione è la 0 e nel caso specifico è occupata dal rank, e lo confronto con il valore emesso dall'utente. Qualora la corrispondenza venisse trovata, valorizzo la variabile abitanti con il dato recuperato nella posizione 3 dell'array, ovvero quello nella colonna 4 della tabella. Il return, come visto prima, passa l'informazione alla funzione chiamante presente nel file HTML per mostrarla all'utente.
Verifichiamo ora il deployment per vedere live il funzionamento della nostra applicazione web aggiornata. La prima volta che si avvia l'app può essere mostrato un messaggio di errore. Questo perché è necessario fornire l'autorizzazione allo script. Basterà eseguire una funzione a caso dall'editor di script e seguire la procedura guidata. Una volta concesse le autorizzazioni, è possibile utilizzare l'applicazione a pieno regime. Inserisco Italy, come prima, ed ecco il numero di abitanti preso direttamente dal foglio Google. Qui ci sono tutti i paesi, per cui posso scrivere ad esempio Russia. E l'applicazione mi riporta il relativo numero di abitanti pescato dal foglio di calcolo. La nostra web app funziona a dovere. Bello, no? Come vedi, sono bastate pochissime righe di codice e il collegamento al Google Sheets è immediato. Spero che questo video ti sia piaciuto. Fammelo sapere nei commenti e non perditarti a scrivere se hai curiosità, dubbi o suggerimenti sul JavaScript che vorresti approfondire. Ti invito inoltre a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!